abbiamo promesso anche dei dettagli sull'Inter. Scarpini, adesso non credere che faremo tutta la serata sulla Juventus, su Guardiola. E su Sarri, ovviamente, con tutte le notizie che abbiamo appena dato, perché nei vari summit Conte ha sempre più potere con Marotta sul mercato. Questo lo sappiamo. Si sta lavorando alle entrate, anche alle uscite. A proposito di uscite, ci sarebbero due nomi e mezzo. Il primo, partiamo dal mezzo, Perisic. Ci sono dei dubbi, in questo momento delle riflessioni. Conte vuole valutare, poi decidere se tenerlo oppure mandarlo via. Ma sembrerebbe, sarebbe stato, usiamo tutto, vabbè, due nomi che Conte già ha detto a Marotta: questi in ritiro non li voglio. Il primo, non è una scoperta, è Mauro Icardi. Via, lui nello spogliatoio, nulla. E poi la, tra virgolette, non sorpresa, ma chi è? È Nainggolan. Raja Nainggolan, con Conte che nel summit che ha avuto proprio negli ultimi giorni con Marotta, su questi due nomi è stato praticamente chiaro, Roberto. No a Icardi e Nainggolan. Per Riccardi ancora ci sono diversi dubbi, si parla sempre del famoso scambio con Paolo Dybala, per Nainggolan invece si potrebbe prospettare un'ipotesi cinese. Tu ovviamente non mi direi niente, vai, parti con la tua solita storia, non lo so, sapete voi. Apprendo queste vostre indiscrezioni, sensazioni, non Buonasera. so chi Mi può aver aspettavo. parlato, Anche perché non mi io. risulta che ci siano stati delle chiacchiere ufficiali da parte dei due personaggi che hai citato, cioè Marotta e Antonio Conte. Quindi Ecco, le scene che stiamo seguendo, ragazzi, erano il colazioni mondo è da bello perché Tiffany. la gente chiacchiera, poi se a fine stagione vedremo quale sarà stato il mercato dell'Inter. Non so Ricordiamo, e adesso. correggimi se sbaglio, Longhi, che il procuratore che sta portando Barella all'Inter è lo stesso che porterà via Nainggolan dall'Inter. Sì, È il procuratore è Beltrame. lo stesso, il procuratore è lo stesso per Uno le entrambi. porta e uno lo tira fuori, dai. No? Giusto, giallo? Sì, cioè lui è sicuramente il procuratore di entrambi, che è stato legittimato ad arrivare in sede dell'Inter l'altro giorno perché ha una situazione aperta con un assistito che attualmente milita nella squadra nerazzurra, ovvero Raja Nainggolan, e poi abbiamo chiaramente compreso anche che quello fosse un incontro legato a ciò che sarebbe accaduto il giorno dopo, ovvero l'incontro con il Cagliari per quanto riguarda Barella, un accordo formale che è stato reperito già dalla scorsa estate per poi proseguire con la trattativa con il Cagliari, in cui dovranno essere trovati anche i profili adeguati per fare da contropartite tecniche. Fortemente voluto da Luciano Spalletti, dopo un anno potrebbe essere già arrivato il suo momento dell'addio. Nainggolan, e forse un po' se l'è anche cercata in questa stagione. Bianchi. Forse non ha reso al massimo come ci si aspettava, però è un giocatore secondo me importante. Trovare un sostituto di Nainggolan non è facile al giorno d'oggi perché non trovi giocatori di quella caratura e di quell'esperienza. Però Conte avrà fatto i suoi calcoli, avrà visto che il giocatore non è adatto al suo tipo di gioco. Alfredo, mercato Inter in 20 secondi, perché poi abbiamo il focus firmato da Michele Moretti sugli allenatori, perché Allora, con Fonseca ormai il puzzle, Giampaolo Milan, Sarri Juve, Fonseca Roma, ormai ci siamo, dai. noi possiamo escludere al 90% un nome che è stato accostato all'Inter con forza nelle ultime ore, che è quello di Pepé dell'Lille, perché sicuramente è un profilo molto importante. Ma credo non ci siano margini perché l'Inter possa andare avanti. Non è un'iniziativa, secondo me, di Marotta, che il fatto che stia spingendo per questo ragazzo che è predestinato ad andare in Premier perché piace molto al Liverpool e si viaggia da 80 milioni in su. Ma in questo momento per l'Inter la priorità è chiudere Barella, verificare quelle situazioni in esubero che dici tu e poi concentrarsi anche su altre situazioni per quanto riguarda il discorso di fascia. Questo è un grandissimo calciatore che ha dimostrato di essere pronto per un salto di qualità, però io mi sento di escludere, come mi sono sentito di escludere Icardi in direzione Roma, mi sento di escludere che Pepe possa essere un obiettivo concreto dell'Inter. Posso aggiungere una cosa? Visto che siamo al venerdì e fine settimana, lo dico a beneficio, lo dico simpaticamente con un po' di ironia a beneficio dei tifosi che stanno seguendo. In questa settimana l'Inter ha comprato nell'ordine, no, non ha comprato, è stata sui giornali con le seguenti notizie. Arriva Bale, arriva Xhaka, perché ogni giorno ce n'era una. Poi arrivava Pepe lì. Oggi abbiamo avuto anche Lazzaro. Adesso abbiamo gli indesiderati, cioè ogni giorno si deve parlare di qualcosa. Aggiungi Il Danilo, no, mercato dura Robby? 3 mesi. Ragazzi, ogni giorno abbiamo fatto il Poi questi nomi li abbiamo record e li spenti abbiamo tutti però, contati a eh. Inter TV. Due mercati fa, forse era un periodo in cui dovevamo cambiare molto, non mi ricordo perché, 178 nomi che l'Inter è
matematico, l'Inter ha puntato su questo. 178, poi alla fine ne arrivano 4 o 5 in una stagione. È così, il mercato è fatto di gente che parla, gente che, oh, ho saputo, sicuro, guarda, è sicuro, me l'ha detto un amico che è cugino del parente dello zio. Verità, cioè. Poi ci sono le persone serie, eh. E la cito, che il signore là nel monitorino, là piccoletto. No, ti ringrazio, quello, non quello, mi devi citare. Che però quando dice delle cose, difetti, Roby, siccome lui non si fida di quello che gli dici tu, grazie, fa 10 telefonate e quando dice delle cose e si sbilancia, è il caso di Sarri, è perché prende una strada, non è che sa, però prende una strada e ha X informazioni. Ma attenzione, sappiate che tutto quello che vedete sui siti, che sentite, uno dice una cosa, gli altri riportano senza guardare da dove arriva, chi l'ha detta l'ha letta, cioè ma ragazzi, cioè, non si può stare dietro. Quindi preparatevi che domani, dopo Pepe e Nanà, ce ne sarà un altro e ogni giorno ne vedremo uno e un altro. C'era quello che l'altra sera ci siamo ritrovati che era tutto fatto e poi l'Ungheri l'abbiamo smentito in diretta. Shaka dell'Arsenal. Sì. Shaka. No, ma questa settimana abbiamo avuto questo elenco. Io sono curioso di vedere dove la fantasia umana porterà o comunque dove Radio Mercato farà arrivare i nomi della settimana prossima, perché ce ne saranno diversi. Vedrà che di Bale non se ne parla più, di è cambiata la dispersione dell'informazione, perché oggi basta un social che ti spara la notizia, Bianchi torna capito, a giocare. Però Bianchi il giornalista serio le va a verificare, appunto, leggi AP, che non è l'agenzia Pedullà. Agenzia Pedullà. No, cioè, no, il giornalista serio ancora cerca di capire se è una puttanata o se ha le gambe per camminare. Bene, andiamo sul focus allenatore.